Benvenuti nel podcast quotidiano di Varese News. Io sono Roberta Bertolini e queste sono le notizie pubblicate l'11 marzo e scelte per voi dalla redazione. Aprirà tra una decina di giorni il centro vaccinale alla Schirana di Varese. La struttura creata dai militari in pochi giorni sta per essere completata. Con le attività di sanificazione, le due grandi tensostrutture lunghe 50 metri e larghe oltre 10 sono pronte ad accogliere gli arredi. Sarà compito del Comune allestire le diverse aree, accoglienza, accettazione, somministrazione e sorveglianza. Il personale sarà innanzitutto quello dell'azienda ospedaliera Sette Laghi, a cui si aggiungeranno medici e infermieri dell'esercito, personale in pensione che ha dato la propria disponibilità agli specializzandi. Sarà un'organizzazione complessa e il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha chiamato a raccolta anche il mondo del volontariato. Il governo si appresta a definire nuove regole per il contenimento dei contagi. È stato anticipato dai quotidiani nazionali e l'introduzione delle nuove misure è attesa per la serata di venerdì con un decreto che dovrebbe entrare in vigore da lunedì 15 marzo. Ci sono diverse anticipazioni sulle tipologie di provvedimenti che potrebbero essere introdotte, dalla Pasqua blindata a maggiori chiusure nel fine settimana, ma il confronto è ancora in atto ed è aperto anche alla conferenza delle regioni. La Lombardia si presenta all'appuntamento con dati pessimi che potrebbero arrivare anche ad essere compatibili con il passaggio alla zona rossa. Per l'azienda ospedaliera varesina Sette Laghi si avvicina a grandi passi il momento di innalzare il livello di guardia. Negli ultimi giorni i ricoveri per Covid all'ospedale di Circolo si sono impennati. In 24 ore sono stati 31. Casi anche critici, come dimostrano i 23 pazienti ricoverati in terapia intensiva. È arrivata a Roma l'iniziativa di protesta Aprite le Dogane, partita dalla Vena Ponte Tresa e a cui hanno aderito anche diversi commercianti di Luino. I cartelli, che da due settimane campeggiano nelle vetrine di diversi negozi dell'area di frontiera tra Varesotto e Canton Ticino, sono stati esibiti nella capitale durante il cosiddetto sciopero delle partite IVA. Stremati da ormai quasi 9 mesi di dogana chiusa, i commercianti del comune di Confine lamentano il fatto che se la crisi economica legata alla pandemia da Covid-19 ha colpito tutti duramente, qui sul confine sembra ancora più drammatica. Paesi che da sempre vivono e si sostentano grazie al continuo e reciproco scambio di beni, ora sono al collasso. Un gesto di generosità e coraggio quello di Pasquale Longo, 82 anni di Saronno, che ha donato un rene al figlio Francesco, 53 anni, a rischio dialisi. Il trapianto è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino a metà gennaio dall'equipe del professore Luigi Biancone, direttore della nefrologia e responsabile del programma di trapianto di rene dell'ospedale torinese. «Non ho fatto nulla di eccezionale», ha detto il signor Pasquale, dirigente d'azienda in pensione e docente universitario alla Bocconi di Milano. Per un padre è più che normale fare ciò che può per migliorare la vita di suo figlio. Compleanno importante nel mondo dello spettacolo anche della provincia di Varese. Giovedì 11 marzo ha compiuto 80 anni Cochi Ponzoni, attore e cabarettista nato a Milano ma che, come noto, ha trascorso lunghi periodi dalle nostre parti, fin da bambino, quando la sua famiglia sfollò durante la guerra per riparare a Gemona. Fu lì che nacque l'amicizia e il sodalizio con Renato Pozzetto, altro ottantenne sprint che ha tagliato questo traguardo anagrafico nel luglio scorso. Cocchi e Renato hanno segnato una lunga epoca con le loro gag surreali, le canzoni scritte insieme a un altro mostro sacro come Enzo Iannacci, con gli spettacoli televisivi che diedero loro una celebrità clamorosa. Era questa l'ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify e YouTube.